Lui ha ammesso, si è presentato? Sì, assolutamente sì, gli è stato ovviamente chiesto, gli ho chiesto se confermava, diciamo, la sua identità, ha detto che lei lo sa chi sono io, e poi ci ha detto anche esplicitamente: sono Matteo Messina Denaro. Colonnello, intanto se ci può raccontare che cosa è successo questa mattina, proprio tecnicamente come è andato l'arresto di Matteo Messina Denaro? Allora, tecnicamente è stato organizzato un intervento molto complesso con un dispositivo importante che era stato formato con diverso personale proveniente da diverse articolazioni dell'Arma dei Carabinieri. C'era una componente più specialistica che era rappresentata da personale del gruppo di intervento speciale, c'era la nostra componente del ROS, che è quella che ha curato le attività investigative, c'era anche la componente dell'arma territoriale che ci ha fornito un preziosissimo supporto sia durante lo svolgimento delle indagini ma anche oggi, diciamo, nella fase esecutiva. Quindi un dispositivo molto molto forte, molto, molto importante, perché ci siamo trovati a intervenire senza aver mai visto ovviamente il latitante. Cioè, per noi oggi è stata la prima volta che abbiamo visto il latitante, quindi ci siamo dovuti organizzare in maniera massiccia proprio per cercare di superare questo gap che avevamo nei confronti, diciamo, del ricercato. E com'è andata? Cioè, l'avete trovato dove? Che cosa... Praticamente lo abbiamo trovato grazie alla maglia di cinturazione che era stata predisposta. Lo abbiamo trovato in una stradina laterale che si trova proprio nelle immediate vicinanze rispetto alla struttura sanitaria, ed è una stradina laterale che viene percorsa per raggiungere un parcheggio che poi i dipendenti utilizzano per arrivare all'interno, appunto, della clinica. Quindi nella cinturazione, insomma, i militari che si trovavano in quell'area hanno avuto la possibilità di riconoscerlo, perché devo dire che effettivamente, guardandolo in viso, era facilmente riconoscibile. Quindi, una volta che lo hanno riconosciuto, hanno proceduto immediatamente al fermo suo e del suo complice, e poi è arrivato tutto il dispositivo e abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto. La conferenza stampa si è capito che lui ha capito dentro la struttura? No, presente, no, assolutamente no, assolutamente no. Posso assicurare che lui non ha capito nulla del fatto che eravamo presenti all'interno della struttura, che lui era uscito solo per un momento, probabilmente per fare qualcosa, insomma, non so, si possono fare delle ipotesi, però siamo sicuri del fatto che lui non lo ha capito. Lui probabilmente ha capito che era in corso un intervento quando successivamente ha notato all'esterno la presenza massiccia, la nostra presenza massiccia. Allora ha pensato di allontanarsi seguendo un percorso, ma tutto era chiuso, quindi, insomma, il personale che era lì lo ha riconosciuto e lo ha fermato, e quindi, insomma, poi abbiamo fatto tutto. Lo ha fermato e lui ha ammesso, si è presentato? Sì, assolutamente sì, gli è stato ovviamente chiesto, gli ho chiesto se confermava, diciamo, la sua identità, ha detto che lei lo sa chi sono io, e poi ci ha detto anche esplicitamente: sono Matteo Messina Denaro. Il suo stato d'animo in quel momento? È il nostro stato d'animo, è una cosa complessa da raccontare, troppo complessa da raccontare. Matteo Messina Denaro oggi come sta? Ma guardate, ha delle gravi patologie, sta ricevendo delle cure. Lui oggi si era presentato lì perché doveva fare un ciclo chemioterapico, quindi, insomma, sicuramente le sue condizioni di salute non sono buone, però su questo non so dire altro, perché ovviamente, insomma, bisognerebbe parlare con i medici che ce l'hanno in cura. Lei ha detto che era immediatamente riconoscibile, quindi il suo volto era molto somigliante a quello che poi avevamo visto negli identikit che erano stati fatti digitalmente. Com'è possibile che non sia stato riconosciuto mentre... È perché evidentemente, insomma, non si era mai presentato in occasioni tali da poterci permettere di riconoscerlo. Quindi, insomma, evidentemente... Non a voi, ma ai sanitari.
No, ai sanitari non so che dirle, anche perché poi comunque, insomma, cioè, guardate, voi state facendo queste domande a me che ci ho lavorato per tanti anni, così come i colleghi che hanno lavorato a questa indagine, insomma, noi abbiamo lavorato e abbiamo vissuto con un solo pensiero, con una sola idea, un solo obiettivo da raggiungere. Quindi, insomma, per noi diventa facile, per una persona che conduce una vita normale, un professionista, insomma, se poi magari si presenta qualcuno che ha un documento, che è un documento che, come è stato spiegato, insomma, sembra anche un documento, insomma, valido, sembra un documento valido, insomma, secondo me, insomma, poteva anche passare. Dove si trova adesso Matteo Messina Denaro? A Palermo ancora? No, su questo non posso rispondere.